Io ho proposto uno strumento unitario, io non voglio la divisione del centro-sinistra, io ho lanciato l'ultimo messaggio forte, l'ultimo appello a evitare che il centro-sinistra vada a sbattere dentro una logica di divisioni. Fatto i sondaggi dimostrano che praticamente il candidato del centro-sinistra prenderebbe esattamente lo stesso numero di voti che io prenderei da solo senza campagna elettorale. Poi nella campagna elettorale noi siamo molto bravi anche a fare capire non solo quello che abbiamo fatto, ma il grande messaggio di libertà che rappresentiamo. Quindi io faccio l'estremo, ultimo appello. Convochiamo le primarie, confrontiamoci. Dico a tutti gli oligarchi che pensano di fare, non umiliate la base del Partito Democratico, che deve decidere. Non umiliate i compagni e gli amici del Megafono, del PD, degli altri partiti alleati. Perché devono essere i cittadini, devono essere i militanti che devono decidere chi sarà il candidato del centro-sinistra. Se io lo dovessi vincere queste primarie, sarei il candidato, se non dovessi vincere sarei al servizio di un progetto. È previsto persino che avvenga così nello statuto del Partito Democratico. Non mi pare che io... C'è qualcuno che si vuole prendere questa responsabilità di divisione, che la vuole costruire, risponderà al popolo siciliano prima di tutto all'elezione, ma anche di fronte alla storia, di avere fatto questa scelta di rottura, che è questa scelta di divisione, che sicuramente non aiuterà la crescita del centro-sinistra. C'è stata un'interruzione del partito a livello nazionale, e se le primarie non dovessero, se l'appello non verrà accolto, che accadrà? Ma se non vogliono le primarie significa che non vogliono il rapporto col presidente uscente e col Megafono. Una mediazione politica sto ponendo. Ci sono dentro questa mediazione politica, sono quelli che le primarie non le vogliono e sono quelli che le vogliamo. Perché quelli che non le vogliono debbano essere accontentati e quelli che invece le vogliamo non dobbiamo invece essere presi in considerazione? Negli accordi politici si fanno delle mediazioni, si pensa di fare a meno del presidente uscente, di volerlo cacciare, di voler rompere col suo movimento. Non è che è colpa mia questo. Io una proposta politica sto facendo, quando dico primaria, una proposta di accordo politico che fra l'altro è nello statuto del Partito Democratico.